Salve a tutti e voi della pagina di FL Studio Italia. E questa volta vorrei parlarvi del piano roll come da richiesta di molti di voi. Allora, sostanzialmente questo è il piano roll e si apre utilizzando questo tasto qui, vedete, così si apre, oppure cliccando il tasto F7 della vostra tastiera. Allora, il piano roll ci si presenta così, adesso riduco così vedete meglio. Allora, il piano roll ci si presenta come questa grande finestra. E allora, vediamo a cosa servono questi tasti. Innanzitutto ci sono questi tre che sono praticamente il menu del piano roll, il menu dei tools, menu veloce perché c'è un altro poi dopo all'interno del menu qui, e poi il menu dello snap. Sempre in maniera veloce perché dopo viene anche riportato qui. Invece questi altri qui sono praticamente i tools di comando, gli strumenti di comando. Abbiamo una matita, un pennello, un cursore per cancellare, un cursore per mettere le note in muto, uno strumento taglierino per dividere le note, un evidenziatore, un selezionatore e uno zoom. E poi abbiamo il playback. Allora, praticamente, ovviamente lo strumento matita ci serve per suonare le note in maniera singola e se noi teniamo premuto la nota viene trasportata con noi. Se noi usiamo lo strumento pennello, la nota viene ripetuta continuamente della stessa lunghezza. Ok? Adesso lasciamo queste note qui con lo strumento cancella, ci appare questo simbolo a fianco al cursore e tenendo premuto viene praticamente cancellate le note. La stessa cosa c'è da dire, praticamente lo strumento cancella si attiva utilizzando semplicemente il tasto destro del vostro mouse e tenendolo premuto e si ha lo stesso effetto. Lo strumento mute praticamente ci mette in mute, vedete che cambia il colore delle note, quindi queste quattro note qui mettendo in play non suoneranno, suonano solo le altre quattro. Adesso le riattiviamo. Con lo strumento taglierino possiamo dividere le note in parti più piccoline, in questo modo qui. Con lo strumento evidenziatore evidenziamo tenendo premuto il tasto sinistro e allargando la finestra fin dove ci serve. Con lo strumento zoom, sempre allo stesso modo, si può o cliccare sulle note così oppure allargare in questo modo qui. Allargando così poi ci vengono aperte le opzioni delle note che poi guarderemo successivamente. Con lo strumento playback, suonando su ogni singolo, vedete che ci compare questa linea. Suoniamo su ogni singola nota. Mettiamo caso avessimo delle note differenti, ho fatto tutte lineari, così suoniamo sulle singole note, qui ne suona due perché sono sovrapposte praticamente. Ok, allora cancelliamo queste qui, ecco qui, questo qui è praticamente ci dice quale strumento stiamo utilizzando e semplicemente cliccando possiamo andare a scegliere un altro strumento da modificare senza dover riaprire ogni volta il piano roll. Questo qui è lo strumento che comanda la parte sottostante del piano roll, sono gli effetti applicati alle note, c'è la velocità, c'è il pan, c'è la release, c'è il pitch. E tutti questi altri effetti che si applicano muovendo questi cursori qui in basso. Questa è la sezione per l'effettistica, questa è la sezione per scrivere la musica. Poi abbiamo la barra che ci permette di spostarci a destra e a sinistra, che si può stringere in questa maniera qua, fare lo zoom. Questa qui che ci dà l'opportunità di andare su e giù. Poi questo è il colore che noi diamo alle note. Molte volte è importante dare diversi colori alle note.
molte volte è importante dare diversi colori alle note, tipo quando si hanno degli accordi alti, medi e bassi, diamo tre colori differenti per poi poter utilizzare, magari se serve, poter utilizzare o solo le alte, o solo le basse, o solo le medie, grazie alla funzione seleziona per colore, che poi vi spiegherò. Questi altri due tastini qui sono lo slide e il portamento, che solitamente vengono utilizzati e funzionano solamente con i VST nativi dell'Imageline, quindi interni a Fruity Loops, a Harmless, Citrus, tutti questi altri qui interni possono essere tranquillamente utilizzati. Poi c'è questo qui che è lo strumento che ci permette di cambiare la visualizzazione della tastiera da testo a tastiera normale, in base a quello che voi interessa. Ecco, sostanzialmente queste sono tutte le funzioni presenti nel piano roll in maniera così superficiale. Adesso andiamo un po' nel dettaglio. La prima domanda che ci è stata fatta per quello che riguarda il piano roll è: a cosa corrispondono queste lettere? Allora, semplicemente corrispondono, andiamo nella 5 qui. Semplicemente corrispondono alle note musicali, quindi il C5 sarà il nostro Do, il D5 il Re e così via, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le note in nero con a fianco hanno questo cancelletto, sono le note diesis. Ok? Infatti, se noi andiamo sulla tastiera, vediamo che avete un po' di dimestichezza con un pianoforte, questo è il Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e così via per tutte le scale. Ce ne sono tantissime scale, mi sa che ce n'erano 71. Ok, andiamo avanti. Cominciamo a studiare il menu del piano roll. La freccina in basso c'è File. Nel file abbiamo Open Score, che serve ad aprire le sequenze di note precedentemente salvate. Proviamo. Adesso io apro una che avevo salvato poco fa, Score Tutorial. Ecco, vedete che ci salva, ci apre la mia sequenza che avevo suonato e me la mette sul mio piano roll. Della stessa serie abbiamo il salva, quindi salviamo queste note qui come se fosse uno score. Tengo a precisare che lo score è un file interno ad FL. Se voi invece dovete importare file esterni, quindi dei file MIDI, o esportare per andare in un altro programma, conviene utilizzare il MIDI, già che l'Imageline ci mette a disposizione importa ed esporta file MIDI. Quindi se io volessi importare un file MIDI, che poi è praticamente la stessa sequenza di note, faccio MIDI, MIDI tutorial, accetto tutte le tracce e ovviamente non è cambiato nulla perché la sequenza è la stessa. Ok, andiamo avanti. Abbiamo il copia MIDI to clipboard, che serve a copiare tutta la sequenza di note che avete nel piano roll senza selezionarla. E poi questo qui, che è una funzione molto importante per tutti coloro che sono iscritti alla SIAE. Praticamente serve ad esportare queste note che voi avete scritto nel famoso spartito musicale. Ok? Quindi io salvo ad esempio MIDI tutorial. Qui di solito in titolo si mette il nome dell'opera, nome opera. Sottotitolo, di solito tra parentesi si mette nome puntato cognome per esteso e facciamo start. Aspettiamo che venga salvato e poi dopo possiamo andare a recuperare. Ecco, si apre da solo a me. Praticamente mi ha scritto nero su bianco quello che io ho disegnato, quello che io ho creato, ho suonato prima. Ok. Dopo abbiamo la sezione edit, quindi uno step più in basso c'è la sezione edit, dove abbiamo, vabbè, i classici taglia, copia, duplica, cancella e abbiamo strumenti per spostare le note
a destra e a sinistra, quindi con shift left e shift right, quindi utilizzando la vostra tastiera, trasporta su e trasporta giù. Questo ve lo faccio vedere praticamente. Se noi facciamo il trasporta su, che è praticamente shift up, quindi shift tastino, quella freccina che va in su sulla sinistra della vostra tastiera, con proprio il cursore per andare in su della tastiera, vedrete che la nota da C4 me la porta qui, quindi parliamo con i numeri, da C4 me la porta in C diesis 4, quindi vedete, mi ha portato tutta la mia partitura una nota più su. Adesso la rimettiamo come era prima. Invece trasporta ottava su, quindi c'è control e freccina in su, mi porta da C4 a C5 a C6 a C7 e viceversa, C2, C1 e così via. Adesso cerchiamo di ritornare a C5, ecco qui. No, così era troppo alta. C4, perfetto. Andiamo avanti. Abbiamo il discard lens, che serve a ridurre praticamente la lunghezza di tutte le note presenti sul piano roll, oppure solamente quelle che voi selezionate. Praticamente, se noi abbiamo, facciamo un esempio, io seleziono adesso tutte queste note, le allungo così, in questo modo qui, le tengo selezionate, vado ad utilizzare questo, vedete che me le taglia tutte quante uguali, me le fa. Praticamente la funzione è più o meno questa. Adesso ritorniamo all'impostazione originale. Poi abbiamo, sempre dal menu Edit, Allow Resizing from Left, che serve a consentire la modifica della lunghezza delle note anche da sinistra. Infatti, se voi andate a modificare la nota qui a sinistra, portate il cursore del vostro mouse qui a sinistra, non vi fa fare niente, la fa solo spostare. Invece sulla destra compaiono queste due freccine che vi permettono di allungarla quanto volete, quindi di aumentare la release della nota, abilitando quindi questo strumento. La freccina compare anche a sinistra, quindi noi possiamo lavorarla da sinistra e da destra. Ok, poi abbiamo il cambia colore, quindi il change color, che se si seleziona un gruppo di note oppure una singola nota, è possibile con questa operazione, quindi voi selezionate un gruppo di note, due, tre note, con questa funzione gli cambiate colore. Infatti, se notate, io ho selezionato le mie note in alte, medie, medio basse e basse, e gli ho dato quattro colori differenti e le ho raggruppate. Dopo vi spiegherò anche come si fanno a fare i gruppi. E poi abbiamo l'ultima funzione, che è il tasto mute e unmute, praticamente che si è utile selezionando, ecco appunto, un gruppo di note. Ad esempio, se io volessi selezionare solo le gialle e metterle in muto e lasciare in play solamente le altre. Andiamo avanti, passiamo ai tools. I tools sono tantissimi qui, vedete, ma parleremo almeno di quelli là più comunemente usati. Può essere il Riff Machine, che serve a creare dei riff automaticamente. Quindi, se noi, vedete, mi cambia la sequenza di note automaticamente, e qui si può attivare i dettagli, andare nella cartella, e ci sono vari tipi di note da poter ascoltare. Per qualcuno che è poco pratico di scrittura di spartiti, e che è molto comodo perché ci sono tanti già impostati, basta andare indietro, cambiare, smanettare un po', insomma ci sono tante cose già fatte. Poi andiamo ancora nei tools, abbiamo il legato, che serve a creare che serve praticamente ad allungare la release di tutte le note in modo da renderle legate tra di loro. Quindi praticamente io adesso avevo selezionato queste qui e mi si sono allungate, anziché essere piccoline così, sono allungate in questo modo qui. Poi abbiamo la quantizzazione, cosa molto importante la quantizzazione, quindi tutti e tre fanno più o meno la stessa cosa, chi in maniera più veloce, chi più lenta, fanno queste tre funzioni qui, sono la stessa cosa. Praticamente premendo Alt e Q compaiono tutte queste righe sul vostro
sulla vostra griglia. Queste qui automaticamente, se voi avreste avuto una nota, ad esempio, se io cambio modalità di visualizzazione, metto una nota un po' più così, in teoria dovrebbe essere imbattuta qui. Allora io attivo la quantizzazione, quindi Alt e Q, e vedete che automaticamente me la mette come deve andare la nota, me la sistema per bene, quindi io accetto la modifica e vado avanti. Poi abbiamo un'altra funzione divertente, che è il Cloud Machine, che praticamente ci fa cambiare la struttura delle note da noi suonate. Adesso ascoltiamo questo qui ad un quarto, portiamo due quarti, tre quarti, quattro quarti, se io decidessi di tenerla così basterebbe fare accetta e il programma me lo imposta così. Ok, andiamo avanti ancora un po', andiamo alla sezione view. Allora qui abbiamo grid color, che serve a cambiare il colore della vostra griglia. Quindi se io volessi che questo sfondo qui, anziché grigio, venisse giallo, basta che seleziono il giallo, vado e vedete che lo cambia completamente. Giallo sinceramente è un colore non molto adatto né stimolante per produrre. Ecco, rimettiamo il colore originale. Poi abbiamo l'effetto inverti. Una volta deselezionato inverti, ci compaiono le righe più marcate, che è come se ci fosse un effetto filtro fotografico, un negativo della fotografia, ecco, ci compare praticamente, quindi lo riattacchiamo. Abbiamo i segmenti, allora ecco qui, i segmenti vi spiego adesso, vedete che qui ci sono delle aree chiara, scura, adesso selezionando segmenti nessuno, vedete che è tutto chiaro. Così, andando a selezionare bits, praticamente un segmento, quindi da 1 a 2 me lo divide in 4, ok, quindi fa le 4 colpi di cassa, ecco, diciamo così. Poi invece metto bar, mi fa l'effetto di prima, quindi grande, da 1 a 2, da 2 a 3, da 4 a 5 e così in via. E poi 4 barre, praticamente andando a aumentare, vedete che le 4 battute me le fa interamente di uno stesso colore. Questo serve maggiormente per regolarsi quando uno scrive la musica, serve per regolarsi quanto stai scrivendo. Poi c'è la funzione shadow, questa qua adesso ve l'attivo ma non riuscireste, penso, vedete, provo a fare uno zoom grandissimo per farvi vedere, praticamente abilita un'ombra alla nota, non si vede, cioè è una cosa talmente inutile che non so perché esista. È una piccola ombra, qui si vede un pochino di neretto in più che va in giro alla nota, ma è completamente inutile, ecco. Poi c'è la funzione rounded, che io ho attiva, infatti se vedete le note hanno i punti qui arrotondati per i bimbi, disattivandola fanno i cubetti, cioè i rettangolini vengono spigolosi. Ok, poi abbiamo quest'altra funzione che è swap panels, praticamente inverte la posizione dei due pannelli, questo pannello e questo pannello, le inverte, mette questo su e questo giù, poi dipende da uno come meglio crede lavorare. E poi abbiamo l'indicatore di tempo preciso, che sarebbe Precise Time Indicator. Allora vi faccio vedere il prima, che sarebbe, guardate questa lineetta qui, questa specie di ombra che indica dove è in play la canzone. Ok, avete visto che è un'ombra più chiara e vi indica dov'è la canzone. Adesso aggiungendo questo, vedete che è più preciso, sapete precisamente dove sta suonando la vostra traccia. Ok,
per oggi direi che basta, anche perché c'è da parlare ancora tanto per spiegarvi tutte queste altre funzioni, a partire dall'help, dallo snap, select, eccetera, e lo faremo nella seconda parte del tutorial sul piano roll. Alla fine di queste due parti rilasceremo in download gratuito un manuale sul piano roll in italiano, che voi potete scaricare e stampare, così che vi possa essere d'aiuto durante i vostri primi passi con FL Studio. Vi ringrazio per averci ascoltato. Come sempre, se non siete nostri fan sulla pagina, cliccate mi piace. Se non siete nostri iscritti su YouTube, iscrivetevi al canale. E ricordate che da questo tutorial in poi, in particolare, noi siamo partner ufficiali dell'Image Line per l'Italia. Quindi tutti i nostri tutorial sono riconosciuti e certificati al 100% dall'Image Line. Grazie mille e alla prossima.